Stamane ad Acireale, presso la sede Avis comunale Raccolta Sangue, ha avuto luogo la giornata dedicata alla donazione del sangue per i malati di talassemia. Un riscontro positivo si è potuto constatare nella raccolta di 40 sacche di sangue e di 15 predonazioni. Nonostante questo non sia un anno dei migliori, verranno consegnate all'OVE Centro Trasfusionale. Presenti sono stati la dottoressa Gargozzo Gabriella, il dottore Darlo Cavallaro, la dottoressa Dario Liberto e la presidente dell'Avis di Acireale, la dottoressa Angela Albelfiore. La prossima giornata di donazione sangue si terrà domenica 4 maggio, sempre nella stessa sede comunale di Acireale. Noi abbiamo augurato la buona Pasqua a tutti i nostri donatori e loro sono stati contenti e felici di partecipare. Abbiamo raccolto più di 40 sacche di sangue. È un periodo difficile, c'è bisogno di sangue, da noi c'è sempre bisogno, comunque in particolare per i ragazzi talassemici e per la gente che è in effetti ha malattie abbastanza importanti. E il prossimo incontro quando sarà? Il prossimo incontro sarà domenica. Domenica, la prima domenica di maggio, perché vabbè, noi facciamo la domenica, il sabato, il venerdì, comunque il maggio, la prima domenica di maggio, e poi ci sono anche il rimanente delle scuole che già hanno. Abbiamo avuto un buon esito con le scuole, quasi tutti sono stati presenti e a maggio ci sarà il liceo scientifico che si prepara a venire da noi.